È indicativo perché in Cina sta succedendo questo. Nonostante Wuhan, i È contagi tutto sono stati a zero, fermo. in una cittadina vicina sono ripartiti di nuovo i contagi. Insomma, è un nemico sempre lì appostato, un cecchino, come l'abbiamo definito, di nome coronavirus, di cognome Covid-19. Non ci scherziamo, perché comunque è quello che segnerà, sta segnando quella che è la nostra era. Questa è l'era del coronavirus. Perché ha sconvolto gli equilibri mondiali, e quando qualcosa sconvolge gli equilibri mondiali, onorevole, possiamo parlare di era. Bene, Purtroppo. Poi questa è la nostra abbiamo giornata. sentito anche il comandante Giuseppe Francesco Francesco Managò, Managò, comandante della Polizia Municipale di ecco, Bari, hanno fatto un bel loro lavoro anche lavorano loro, con l'interforze, indefessamente, naturalmente Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, che noi salutiamo, i medici, sì. Sì, ci tutti, ripetiamo, ecco, ci ripetiamo, però però è è giusto giusto ripetere. Noi ripetere. siamo, come vedete, a distanza, abbiamo Anche l'onorevole, che però gliela le mascherine. facciamo togliere perché la Sì, la distanza distanza glielo c'è, ci consente. sono Sì, quasi un metro e mezzo da dove certo. stiamo in questa Sì, perché diretta, quindi manteniamo le direi di partire distanze. con la prima domanda all'onorevole. Sì, io come prima domanda, onorevole, intanto vorrei dare una notizia in anteprima su Telemia. Nella clinica, nella casa di riposo, Raggio di sole, Mento Portosalvo, c'è stato un ricovero di una signora anziana. Questa signora, che era positiva, è stata ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano il 31 marzo. La signora, 78enne, è deceduta. Quindi questa è la notizia che avete in anteprima. Quindi, Mento di Portosalvo, casa di cura, casa per anziani, Raggio di Sole, una signora positiva, ricoverata. Adesso io non è che voglio rattristare gli altri. Però le notizie, quando ci sono, vanno date, anche se sono tristi. Questa signora, il 31 di marzo, di 78 anni, è venuta a mancare ai suoi cari. È venuta a mancare, diciamo, a tutta la collettività e a tutti noi. Quindi, onorevole, questo per introdurre quello che è un po' il tema dei temi adesso. Le fasce più deboli vengono colpiti al momento, poi non sappiamo come sarà l'evoluzione, e vengono uccise da questo coronavirus. E in questo senso la sanità calabrese ha dimostrato tutta la sua fragilità. Dire fragilità è dire poco. Comunque la sua inconsistenza, la sua impreparazione. Ecco, come analizza lei questi fatti? Innanzitutto, prima di rispondere alla domanda e di intervenire nel merito, lasciatemi approfittare di questa trasmissione, di questo incontro per rivolgere un ringraziamento a tutto il personale sanitario calabrese, a tutte le forze dell'ordine, ai volontari, anche al personale dell'esercito che sta trasportando tutto il materiale necessario e vorrei anche esprimere la solidarietà e la vicinanza al dolore dei familiari di tutte le vittime Che sono del 700-800 al giorno, coronavirus. non Sì, numeri piccoli. a livello italiano sì, i dati della Calabria sono di 61 vittime, che insomma non è un numero di poco conto. Parto dalla notizia che lei ha dato sulla casa di riposo di Melito Portosalvo e su questo decesso. Purtroppo anche la storia della casa di riposo di Chiaravalle, la storia della casa di riposo di Pocchigliero, un altro comune in provincia di Cosenza, altre case di riposo stanno facendo emergere
il dramma nel quale vivono gli anziani in Calabria, I con il nostri quale anziani. vivono, perché è chiaro che le case di riposo contengono per lo più personale anziano. Ed è il personale anziano quello maggiormente colpito. Più vulnerabile. Oggi sta esplodendo e il discorso delle case di riposo è una parte della negatività della sanità in Calabria. Una parte non di poco conto. A questo punto io credo che si debbano dare anche delle risposte, ma in questo senso è la regione. Capisco, per carità, non voglio colpire anche perché non è il momento Non facciamo politica, per diciamo. fare inchieste politica o quant'altro. Però le domande ce le Le dobbiamo porre riflessioni e le proprio osservazioni. in questi momenti. Allora io mi chiedo, la Regione Calabria che continua a finanziare legittimamente, per carità, le case di riposo e le cliniche private, ha l'obbligo di effettuare i dovuti controlli. Questi controlli però sono stati effettuati, se è vero come è vero, come sembrerebbe vero dalle notizie, per esempio, che la casa di riposo di Chiaravalle è andata avanti per anni solo con una certificazione antimafia sostitutiva, Un'autocertificazione. un'autocertificazione antimafia, sì, una certificazione sostitutiva rispetto a quella, ma non solo, perché il controllo dovrebbe anche essere finalizzato a vedere se i fondi recepiti sono spesi in maniera adeguata, se il personale che viene assunto in queste case di riposo viene retribuito regolarmente, se i servizi sono Insomma, adeguatamente il utili minimo per che la legge garantire. prevede. E poi ecco, se nel momento proprio quale quello che purtroppo stiamo registrando, le case di riposo sono preparate per intervenire adeguatamente. Innanzitutto, a mio avviso, dovrebbero intervenire con gli spostamenti, dovrebbero assolutamente ricoverare o trovare altre soluzioni per le persone anziane. E anche in questo senso la regione sta peccando. Stavo dicendo, avevo iniziato col dire che questo delle case di riposo, dove purtroppo quello che sta emergendo è la negatività della gestione delle case di riposo, ma dobbiamo congiuntamente pensare che all'interno di queste case di riposo ci sono degli esseri viventi, delle persone umane, le nostre nonne, le nostre mamme, le nostre sorelle, e sentire poi i familiari di queste È vittime, uno ecco, strazio. che non hanno nemmeno la possibilità di partecipare, essere vicini nel momento del decesso è qualcosa che tocca umanamente. E allora Però mi questo. scusi, onorevole, tocca umanamente e bisogna far sentire la colpa e la coscienza di chi in questi anni si è arricchito Esatto.
con i soldi della sanità, perché i soldi sono arrivati e tantissimi. Esatto. Lei è famosa per essersi da sempre occupata di 'ndrangheta, anzi di anti-'ndrangheta. Quindi ha arricchito 'ndranghetisti, ma non solo, colletti bianchi, insomma, le briciole facevano comodo a tutti. E Ma adesso questo è il risultato. Quindi, quando parlo di strutture private, non mi riferisco solo alle RSA, mi riferisco anche alle cliniche private. E ce ne abbiamo sparse in Calabria. E allora, ecco, chi gestisce queste cliniche chi private? gestisce? Ci sono C'è la mano d'Andrangheta? interessi, dove ci sono interessi di mezzo, l'Ndrangheta c'è. C'è. Quindi troviamo persone Però sono pulite, però con l'use sempre, con la 'ndrangheta. sì, i prestanomi, i proprietari che risultano persone assolutamente attendibili, ma che in realtà poi bisogna vedere la gestione, vuoi anche con l'assunzione dello stesso personale, non dimentichiamolo, perché come viene assunto il personale? Poi quello che si registra nel pubblico, a maggior ragione lo si registra nel Quindi un privato, serbatoio di che dati. automaticamente diventa meno controllabile, potrebbe, dovrebbe essere controllato, però il privato è sempre meno controllabile del pubblico, quindi ancora di più. Nel privato si gestiscono affari sporchi, ma in questo momento è vero che gli affari sporchi vanno condannati sempre e comunque, ma in questo momento pensare che quegli affari sporchi si riversano su persone, sulle persone anziane, persone che hanno dato la vita, Diciamo anche, veramente hanno di formato lavoro. l'Italia. L'Italia che abbiamo adesso è Esatto, grazie a quella bravo, è generazione. verissimo, verissimo, e questo davvero, È davvero credo inaccettabile. che chi ha le responsabilità debba farsene un mea culpa. Però questo settore non ci può distrarre da tutto il resto del settore della sanità in Calabria. Ecco, secondo lei, visto che sono girati tantissimi soldi sulla sanità, vabbè, cosa non si è fatto lo sappiamo, adesso lo tocchiamo con mano, cosa si poteva fare lo sappiamo, e adesso la convince la Santelli, questa azione della Santelli, l'ultima sparata del capo della Protezione Civile, che non sapeva neanche cosa fosse un ventilatore. Artificiale, ma non solo, addirittura questo signore che io non conoscevo, qualcuno mi ha rimproverato, dice: come fai il giornalista e non lo conosci? No, perché purtroppo la regione Calabria è così talmente intricata, una ragnatela che è difficile, ti fanno entrare con difficoltà anche per noi giornalisti, ma gli ho promesso che comunque starò col fiato sul collo. Cioè, questo signore continua ad essere un super dirigente della regione Calabria. Cioè, voglio dire, se siamo rappresentati da persone così, la Santelli, secondo lei, dovrebbe spazzare via o sta facendo bene, sta tentando di fare? Cosa potrebbe fare? Allora, Visto che voi donne fate meglio di noi intanto uomini. bisogna premettere che la governatrice Santelli è lì da un mese e va dato atto che ha ereditato una situazione veramente vergognosa. Però scusi che la interrompo. Sicuramente, Capitan ultimo, doveva essere un segnale. E allora, Capitan ultimo, Ma anche li lui, spazzerebbe via questi. sì, ma anche lui è lì Da da un poco. Da un mese, mese, è lì immagino. da un mese. Credo che si debba anche dare la possibilità di recepire. Il problema è Non c'è tempo. anche le compagnie, chi sceglie per i consigli, perché è chiaro che
la governatrice Santelli, così come l'assessore De Caprio, non conoscono le persone interne alla regione, non hanno ancora la possibilità. C'è però chi le contorna, che dimostra o almeno fa finta di essere amico, che non sempre consiglia positivamente, e lo si è visto appunto con il caso Di Pallaria. di Pallaria. Non so per esempio nemmeno se sia all'altezza Darone è fortunato. il nuovo, Tantomeno è perché nipote di Natuzza Evolo, visto in questo sì, momento ma la abbiamo bisogno di mistica un miracolo. Natuzza Evolo, che io ho sempre adorato e continuo ad adorare, non mi sottrae dall'individuare il parente scelto e delle eventuali responsabilità, perché non vado errata con i ricordi delle notizie, anche questo nuovo scelto Per per il capo dirigere della la protezione civile. protezione civile regionale, anche se ad acta, perché occorre fare Il bando. seguire tutte le normative, però ricordo anche che qui c'è qualcosa di anomalo in questo settore, perché i bandi sono stati fatti nel 2018, sono partiti i bandi per la direzione della protezione civile, e pare che ci Da siano quando c'è. stati Ecco 3 bandi andati deserti. perché, bella domanda. Quindi dopo Tanzi possiamo dire nulla? O comunque i bandi deserti? I bandi deserti, perché? Anche questo, cioè sono tante situazioni che di fatto esplodono nelle mani della governatrice Santelli. Ecco perché io dico, dovrebbe essere sicura delle persone che la consigliano. Perché anche stavo dicendo, la persona attualmente scelta non è immune da interventi giudiziari, e poi non è del settore, bisogna anche avere una capacità all'interno, dirigere la protezione civile, sì, per carità, la massima buona volontà. Però se non si è del settore, insomma, se chiamassero me, io direi no, non sono all'altezza. Quindi ci vuole Però anche un onorevole, minimo di diciamocelo chiaro, responsabilità. lì si girano tanti soldi dove non bisogna neanche giustificare. Cioè noi non Girano. vogliamo E poi, far intendere, però. allora, ricordiamoci, poniamo una pietra ferma. La sanità in Calabria è stata per anni il business dell'andrangheta, della massoneria e naturalmente anche dei politici. Anche perché Il vantaggio è nei voti. ha consentito diverse cariche elettorali. Però stavo dicendo che la Santelli ha anche una cosa che ha ereditata e che non viene puntualizzata in questo momento. Ricordiamoci che la Calabria è da 10 anni, Commissariata dal maggio, no, 2011 sbaglio, dal novembre 2009 9 è commissariata. Nel novembre 2009 è stato firmato il primo piano di rientro della sanità. Maggio dell'anno scorso, del 2019, 2010 mi correggono, vabbè, 2009, novembre 2010, va bene.
No, 2009. 2010, no, 2010 è entrato in funzione, Esatto. Quindi però dal il coso, novembre il il primo commissario piano che di rientro è è datato entrato novembre nel 2010, è 2010. entrato in funzione il commissario, ma il piano di rientro è stato firmato nel 2009. L'anno scorso, nel maggio maggio era gennaio, febbraio, sì, maggio, la Calabria è stata esautorata nella sanità perché c'è stato il decreto sanità presentato addirittura dall'intero Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria, che ha di fatto esautorato la Calabria. Di fatto la governatrice Santelli non avrebbe poteri se non in maniera congiunta con Cotticelli, Che è il commissario. che è il commissario, ed è stata esautorata la Calabria perché in tutte le aziende sanitarie provinciali, oltre al commissario Cotticelli, che è il commissario regionale, è stato tutte le aziende provinciali sono state commissariate con persone estranee alla Calabria. Allora, L'ASP di Reggio Calabria è stata sciolta per l'ASP di Reggio commissariare Calabria per poi infiltrazione ha mafiosa. un aggravio in più perché ha anche tre commissari straordinari perché è sciolta per la seconda volta per infiltrazione mafiosa. Allora, i poteri in questo momento, i veri poteri sulla sanità in Calabria ce li ha il governo nazionale. E questo bisogna dirlo con forza, non è una questione politica. Quando io segnalo sulle pagine Facebook che ci sono delle mancanze da parte del governo nazionale, non lo dico perché il governo nazionale è di una certa area politica, non mi interessa, di fronte alla salute non c'è area politica che regga, perché e sono le responsabilità. Non è possibile che la Calabria, che dovrebbe essere gestita in questo settore a livello centrale, perché così hanno voluto, non l'ha voluto Angela Napoli, l'ha voluto il decreto del governo nel maggio del 2019. Allora, tu, governo centrale, che sai qual è la situazione della sanità in Calabria? Perché lo sai, perché hai emanato questo decreto, perché in una situazione così grave, qual è quella che sta colpendo tutta l'Italia, cioè la pandemia, tu non dai un occhio particolare sulla Calabria in questo settore e la lasci per ultima? Secondo lei perché? Perché la Calabria a livello nazionale è stata sempre considerata non una regione parte integrante dell'Italia. Questa è la realtà. Questa è Questa la realtà è e una oggi dichiarazione sta forte. emergendo. Allora, noi dobbiamo sbrogliarcela da soli? Sì, forse noi calabresi abbiamo anche il torto di aspettare sempre che accada il dramma, di arrivare sempre nel momento in cui non si può, cioè si deve intervenire. E siamo un po' troppo abituati anche, mi si lasci dire, a non indignarci, ad Come dice accettare. Gratteri, siamo troppo buoni. Siamo troppo buoni, perché in fondo ci rendiamo conto delle situazioni, accettiamo anche le cose che ci vengono calate dall'alto. Però poi in fondo non ci indigniamo, diciamo e va bene, dobbiamo, e però dobbiamo, ma metteteci nelle condizioni di, quando
Quando io prendo atto che arrivano delle mascherine con un gran ritardo e i medici ce li fanno restituire, la Protezione Civile Nazionale le richiama indietro perché non sono idonee e mi arrivano 2 giorni fa, 2 giorni fa. Quando prendo atto che dei ventilatori polmonari, 20 ventilatori polmonari che erano destinati per la Calabria, Sono stati dirottati in vengono Veneto. dirottati nelle regioni del nord. Io capisco, per carità, che le regioni del nord sono state più colpite e quindi hanno Hanno più necessità. bisogno di maggiore necessità, ma sapendo della situazione della sanità in Calabria, non posso accettare che non ci siano gli interventi adeguati a livello di prevenzione. Cioè io so che la Calabria non è preparata, non è preparata. Quindi, Allora scusi. perché non intervengo e ho rispetto alle regioni del nord più tempo avuto? Perché le regioni del nord sono, la bomba è scoppiata all'inizio del marzo e noi abbiamo avuto un mese più di tempo, veramente, se il governo ci avesse preparato, in maniera adeguata, La fuga del 7 tutti. marzo rimarrà un po' La fuga del il 7 dramma marzo, del quella è il nostro è terribile, il cioè se dramma noi pensiamo che del abbiamo sud. 12.000 Che calabresi di che sono ritorno. arrivati di ritorno, ma 12.000 che si sono autosegnalati, E gli altri? ma gli altri dove sono? Ma non solo, di Allora, questi che si sono segnalati, scusi che la interrompo, molti non hanno rispettato la quarantena, e questi hanno provocato, i contagi, alcuni sì. focolai sono nati Sì, proprio per questo. è vero. Però noi non vogliamo colpevolizzare nessuno No, per adesso, perché carità. puntare poi il dito. Però, onorevole, insomma, la situazione è drammatica. Lei ha detto, giustamente anche a mio avviso, siamo troppo buoni, per molto tempo abbiamo lasciato andare le cose, le lasciamo andare e poi le affrontiamo solo quando non possiamo più farne a meno. Ecco, adesso come facciamo ad uscirne fuori? Perché in Calabria le persone stanno morendo, ci sono ammalati e non ci sono, posti di terapia intensiva. Cosa farebbe lei? Visto Allora, che poi è il governo nazionale che deve decidere. Abbiamo 40 parlamentari noi. avevo fatto anche un appello, per quello che è chiaro che non ho grandi poteri, però insomma per della sanità in Calabria mi sono sempre interessata. C'è un intero capitolo del mio libro che riporta un minimo dell'attività che ho svolto sulla sanità in Calabria quando ero parlamentare. Adesso, come presidente dell'Associazione Risveglio Ideale, abbiamo preparato un progetto Facciamo vedere la copertina. e nell'ambito di questo progetto c'è anche il discorso della sanità, perché noi siamo stati responsabili. Allora, ho fatto questo appello all'onorevole Santelli e al dottore Antonio Belcastro, perché lui è il dirigente del settore sanità a livello regionale, dicendo: cioè, a mio avviso è necessario trovare una struttura nella quale, cioè farla diventare Covid-19, solo per questo. Allora abbiamo la struttura del Mater Domini di Germaneto, che è una struttura che avrebbe tutte le possibilità. Mi dicono le attrezzature, gli strumenti, ecco dove richiamo il governo. Tu, governo, sei responsabile della sanità in Calabria, manda tutto. Il personale, dov'è? Le assunzioni, dove sono? In questo momento È serve. stato un errore delegare le Oppure regioni, onorevole.
onorevole, perché poi questo si incastra con quello che sta Io dicendo. Troppi passaggi poi. sono un po', per la mia visione è contro le regioni, e cioè hanno abolito le province, io dico che andrebbero abolite le regioni, ma comunque non è questo il momento di fare. Per il momento c'è la regione e quindi dobbiamo assolutamente lavorare con questo. Oppure c'è stata la proposta del sindaco di Gioia Tauro, che noi per esempio come consulta delle associazioni di Taurianova abbiamo sposato, quella di una nave come a Genova, una nave che Possa anche perché accogliere. c'è l'armatore a ponte che adesso ormai insomma ha la gestione del porto di Gioia Tauro, che ha dato la disponibilità. E quindi io spero, ecco, che ci si renda conto, e qui il governo centrale dovrebbe essere d'aiuto alla governatrice Santelli per dare questo supporto ed individuare. È inutile mettere 8-10 posti di Covid-19 nei vari presidi, perché finiscono col diventare dei lazzaretti. Sì, abbiamo anche per esempio le strutture dismesse, le strutture ospedaliere dismesse, se penso all'ospedale di Taurianova, il presidio ospedaliero di Cittanova, che ha un intero ripiano ben organizzato, la struttura di Oppido. Insomma, ci accorgiamo noi, ma secondo lei perché non se ne accorgono a livello centrale o a livello regionale e non vengono messe in evidenza queste cose? Perché poi Perché sembra quasi. dicono che ci vogliono soldi, Vabbè, ma i ci soldi, vogliono se non soldi. si utilizzano Allora, adesso. è vero che al nord hanno avuto anche tanti finanziatori privati, ma qui appunto abbiamo a ponte, per esempio, che ci finanzierebbe la nave, e sicuramente sarebbe disponibile anche a gestirla, insomma, a organizzarla per recepire gli ammalati di Covid-19. Ci vogliono i soldi, e tutti i soldi, i piani di rientro, perché vanno avanti da 10 anni e non hanno portato assolutamente a nulla. La interrompiamo perché Sì. abbiamo il sindaco, visto che lei ha citato il sindaco di Gioia Tauro, ce l'abbiamo in linea, Ah, così sentiamo bene. Aldo Alessio. Ecco, Sì, noi intanto noi ci ecco. spostiamo un attimino perché stiamo facendo tutto live. Benissimo, Noi abbiamo benissimo. il primo cittadino di Gioia Tauro, Aldo Alessio. Intanto, Ecco, sì. buonasera sindaco. Buonasera, Buonasera, buonasera Aldo. onorevole. Ecco, l'onorevole diceva che era giusto arrivare questa nave da crociera lì al porto di Gioia Tauro, sindaco. Sì. Può Io essere. credo che sia la migliore soluzione possibile per la Calabria, salvaguardare tutte le strutture ospedaliere come strutture no Covid per la sanità ordinaria e ricoverare tutti quelli che hanno il percorso Covid-19 su un'unica struttura, quindi su un'unica nave, anche per tutelare tutto il personale sanitario in giro. Quindi rinchiudere tutta l'area, diciamo, non protetta, in modo tale che si possa fare una cura più adeguata. Sindaco, ma perché secondo lei non si fa? Perché anche l'onorevole Angela Napoli si pone il Guardi, problema. non c'è una risposta logica, perché ammesso e non concesso che Ma la non Regione possiamo non abbia i imporci, soldi, non potete imporvi? e come? Voglio dire, ammesso che la Regione non ha i soldi per finanziare l'allestimento della nave, perché comunque va allestita e ci vogliono dei finanziamenti, si fa come si è fatto a Genova. A Genova sono stati gli imprenditori che hanno È quello che ha detto collaborato con la l'onorevole Regione Angela anche Napoli. economicamente. Quindi una volta che qui si faceva un appello nazionale per tutti gli imprenditori calabresi e non calabresi, io Ma penso che arrivavano anche avrebbero risposto. dall'estero, Australia, America, perché i nostri Ma connazionali i sono soldi ovunque. sarebbero arrivati, basta chiedermi. Io lo vedo nel Esatto. piccolo qui a Gioia Tauro, che stiamo già da un mese dando derrate alimentari alle persone, i soldi li danno i Anche noi. cittadini.
Quindi l'importante sono è solidale. organizzarsi bene, gestirli bene e fare, come dire, un'opera di bene. Qualche domanda, ecco, onorevole, al Sì. sindaco. Sì, Sindaco, noi come consulta delle associazioni di Taurianova abbiamo sottoscritto proprio questa e lo abbiamo fatto perché convinti della necessità e della bontà della scelta. Solo forse dovremmo mettere la regione di fronte al non fatto compiuto, perché per carità ci vogliono tutte le autorizzazioni, a far capire, non so, anche facendo intervenire lo stesso armatore a ponte, direttamente con la regione, e anche io continuo ad insistere sul fatto che la Regione Calabria è stata esautorata dal governo nel settore della sanità nel maggio dell'anno scorso col famoso decreto sanità, per cui è il governo centrale che deve decidere nella sanità in Calabria, perché è commissariata, la Calabria è esautorata di fatto con quel decreto. Allora, interessare anche il governo su questa proposta della nave, ma farlo in maniera congiunta con l'armatore a ponte, in maniera che il governo, che in questo momento, insomma, capiamo, governo, regione, sia tutti lì a chiedere finanziamenti ed altro, ecco, far capire che c'è questa disponibilità, che è fatta poi per dare soluzione Ecco, a... una provocazione a tutte e due, Sindaco di Gioia Tauro e Onorevole Angela Napoli. Questa è una provocazione che vi lancio e che comunque mi hanno suggerito tante persone. Insomma, se intervenisse l'Ndrangheta questo problema lo risolverebbe. Insomma, veramente, no, no, è una provocazione, però molta gente. non credo che ci siamo. Io No, intanto no, volevo no, lo so, ringraziare. è una provocazione, l'ho detto. Non ci siamo. Però, Ma insomma, qui non è c'è questo. inconsistenza nelle scelte. Sindaco. Intanto io volevo ringraziare l'onorevole Napoli per questa presa di posizione che dimostra chiarissimamente che non è una posizione di parte. E sono contento perché quando parliamo della sanità calabrese parliamo Esatto. di un interesse supremo per tutti i cittadini calabresi. Quindi non ci deve essere colore politico, come Bravo. giustamente con la posizione che ha preso anche la Napoli. Sono veramente contento. Un'altra cosa, io ho già scritto alle più alte cariche dello Stato, ho scritto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro della Sanità e così via, fino a scendere fino alla Jole Santelli. E ho detto anche su questa questione della nave. Quindi secondo me dovremmo superare eventuali ostacoli, diciamo, di parte per costruire un qualcosa, come dire, di più rispondente all'esigenza calabrese. Io mi auguro che il contagio non si propaga, che non vada avanti e, come dire, si incominci anche a scendere. Però se per ipotesi assurda si dovesse allargare a macchia d'olio il contagio, le nostre strutture non sono pronte a ricevere tutti i pazienti. Quindi presto si riempirebbero gli ABI, gli ospedali ABI, e poi si passerebbe agli ospedali no Covid come quello di Gioia Tauro. Ma se avessimo una nave ospedaliera galleggiante, quindi qualcosa di staccato da tutte le strutture sanitarie, io penso che potremmo Sarebbe circoscrivere meglio l'eventuale esatto. espandersi di questa epidemia. E poi rispetto all'ultima domanda provocatoria, questa dell'Andrangheta, io penso che, come dire, su questo terreno noi dobbiamo vincere assolutamente, quindi non c'è né 'Ndrangheta né Esatto. antistato che dovrebbe avere voce in capitolo su questa questione sanitaria. Dovremmo essere innanzitutto noi che rappresentiamo le istituzioni, i cittadini, tutti quei calabresi che hanno capacità politica, di mettersi assieme e fare subito un lavoro certosino immediato, perché non abbiamo più tempo, non dobbiamo più aspettare domani, dobbiamo lavorare oggi e dare una prospettiva di certezza alla popolazione calabrese, perché siamo in grado anche di arginare questa avanzata del virus nel nostro paese. Sindaco, visto che c'è un'ultima Perfetto. domanda a entrambi, insomma voi sindaci siete stati un po' bistrattati,
rappresentate quelle che sono le prime istanze nel territorio, però poi in effetti avete poche risorse sia in termini economici sia in termini di personale. Questa situazione che si è creata, secondo lei, politicamente cambierà anche quello che è il valore, da dare alla posizione di un sindaco, di una piccola o grande città che sia? Guardi, io mi risalto anche 20 anni fa, non è cambiato nulla, i sindaci sono stati sempre lasciati soli, quindi hanno dovuto sempre in qualche modo sapersi giocare quelle poche risorse che hanno a disposizione, quella poca organizzazione che dispongono nei rispettivi comuni. Certo, bisogna cambiare culturalmente perché il comune è il primo avamposto democratico su un territorio e se il comune non è messo nelle Esatto. condizioni di poter operare bene, è chiaro che si crea mala politica, ma si crea anche, come dire, un cattivo cittadino, perché l'esempio viene da chi rappresenta le istituzioni sul territorio che deve essere sempre all'altezza di dare risposta alle giuste istanze che presentano i cittadini. In questa fase, tanto per citare il mio comune, io mi trovo in grande difficoltà perché è anche un comune in dissesto di bilancio, sono sotto pianta organica e però sto cercando, senza piangere, senza cercare elemosine in giro, sto cercando di portare avanti la mia città con tanta dignità e tanto rispetto. E quel poco lo stiamo facendo anche in mancanza di soldi. Certo, chiedo aiuto ai cittadini che mi stanno collaborando, non solo nel rispettare le regole di non uscire fuori, ma anche economicamente. Noi abbiamo raccolto da un mese derrate alimentari che stiamo distribuendo giorno dopo giorno assieme alla Caritas Sì, Cristiana e alla Croce Rossa stiamo a quelle facendo anche a famiglie che hanno Taurianova. bisogno, come dire, di poter sopravvivere. E continuiamo a chiedere questo aiuto, che tutti rispondono, bisogna avere il coraggio anche di chiedere e quindi avere la dignità di dire io da solo non riesco a portare avanti questa istanza e chiedo aiuto e collaborazione ai miei concittadini. Anche Fino perché ad siamo oggi una comunità, sindaco, forse spesso i ce lo cittadini dimentichiamo. gioiosi hanno risposto, quindi nel futuro io mi auguro che i sindaci possano essere un punto di riferimento centrale per la tenuta della democrazia, dandogli esattamente le risorse di cui necessitano. Un ultimo inciso e chiudo. Dal punto di vista economico, non solo abbiamo problemi con la gente che non lavora, ma anche il comune non incassa più niente di tributi in questo Se periodo. la E gente quando non prima lavora non paga c'eravamo le tutti tasse. con le casse a secco, in modo particolare maggiore difficoltà ce l'ha un comune in dissesto di bilancio come quello di Gioia Tauro, che non solo ha un debito pregresso, ma addirittura appunto per questa situazione del coronavirus, per un motivo o per un altro, in questa fase si pagano di meno i tributi. E tra qualche mese sicuramente siamo completamente a secco come entrate tributarie. Bene, Ma grazie sindaco. questo, Grazie sindaco. buonasera, Grazie a voi. grazie onorevole, questo buona serata. Grazie, grazie anche sindaco, grazie. Taurianova è in dissesto, sono molti comuni e poi è un discorso generale che la gente che non lavora non pagherà le tasse. Già la mentalità del pagamento sulle tasse, però io voglio dire una cosa a proposito dell''ndrangheta perché è Sì, stata tanto toccata ce lì. l'ho un'altra domanda poi. Era un Pure io invito. Era un invito per il caso della nave, ma per carità, all''ndrangheta in questo momento dobbiamo porre molta attenzione censura soprattutto. perché quando l'attenzione è da altra parte, in questo momento giustamente è anche da altra parte, l''ndrangheta ne approfitta. E siccome è molto furba e sa come gestire gli affari, è in questo momento che sta gestendo i propri affari. Non dimentichiamo che la settimana scorsa la squadra mobile di Reggio Calabria e il commissariato di Gioia Tauro hanno arrestato il figlio del boss Molè. Perché hanno trovato un grande quantitativo di cocaina, ma non solo sta gestendo gli affari illeciti, perché è chiaro che il controllo in questo momento è in altro settore. Ma si sta predisponendo anche per gli interventi successivi, perché
Perché finito il dramma del coronavirus, sicuramente ci sarà, emergerà il dramma economico, più che mai in realtà come quelle Come le calabresi, come nostre, quelle certo. del Mezzogiorno d'Italia, dove la mancanza di lavoro, c'è sempre stata. A maggior ragione ci sarà, domani. E chi è che ha il potere economico per intervenire? L'Ndrangheta, Perché ha che molta si liquidità presenta col disponibile. suo volto, del perbenismo, con la disponibilità umana di intervenire, anche perché è altro controllo che bisognerà fare sarà sulle banche. Già le banche nel Mezzogiorno d'Italia sono state sempre, hanno gestito sempre a livello di usura, perché in realtà i tassi delle banche sono state. Allora, le banche, sono quelle che sono. Chi è che darà i soldi per sopravvivere, per continuare magari o per riprendere un'attività? L'Ndrangheta, che si presenterà con il volto buono, con il volto anche del perbenismo e Di della aiutarci. professionalità, perché ci sono i professionisti, si presenterà con quel volto che unisce la massoneria con l'Ndrangheta. E quindi lì bisognerà. Tra l'altro in questo momento sono un po' anche incoraggiati perché il coronavirus ha bloccato Tutti i anche la procedimenti, giustizia, certo. tutto il settore della giustizia, e quindi si sentono impuniti. Anche la caccia ai latitanti, forse quello no, o comunque. Sì, quella c'è, in effetti, insomma, non è che per carità le forze dell'ordine, il settore preposto continua, però è chiaro che L'emergenza è si un'altra. sentono un po' più liberi, Ecco, però. cosa potrebbe fare l''Ndrangheta? Facciamo un esempio concreto. Un imprenditore, adesso gli crolla Un l'attività, ha imprenditore. bisogno di liquidità. Allora, ha Se non interviene bisogno uno di Stato... liquidità e interviene, non interviene lo Stato, non va a Questo chiedere bisogna alle impedirlo. banche, va a chiedere alle banche, banche che addirittura sentivo proprio oggi in televisione, non hanno nemmeno aspettato la direttiva per bloccare il prelievo dei mutui. E il giorno prima della direttiva hanno prelevato i mutui sui conti di Vabbè, chi ce li questi li aveva, chiamerei no? strozzini. E appunto questo per far capire che cosa sono le banche e come agiranno. Nonostante sentivo oggi il governo comunque continua a dare alle banche degli interventi di garanzia, ci saranno, però le banche non finanzieranno sicuramente O così quantomeno come dovrebbero. limiterà. Allora, chi è che si presenta, magari dice non ti preoccupare, ti do 10.000 euro per partire, non ti preoccupare, me le ridai tranquillamente col tempo. In realtà quelle 10.000 euro diventeranno poi 20.000, poi 30.000, fino a quando non ci sarà la richiesta forte e fino a quando la persona che ha usufruito di quell'usuraio praticamente perderà addirittura la proprietà, perché così che Come agivano prima, a maggior ragione agiranno oggi. Bene, noi siamo bene. anche collegati sui social, naturalmente sulla Sì, fanno pagina Luigi domande, Palamara, sì. Grazia Tomarchi, Grazia Tomarchi TV, ecco, qualcuno scrive, come mai non se ne parla dell'ospedale di Palmi, ecco, del nuovo ospedale di Allora, Palmi? È una domanda che ce la fa sì, Annunzia Parrello, ecco. sì, ecco qua. L'ospedale di Palmi Ma c'è sicuramente anche anche in lui, questo libro, il che significa che è da 10 anni che si parla dell'ospedale di Palmi e proprio oggi ho avuto la notizia che la Regione Calabria,
ha finito di pagare l'ultima rata, si parlava prima delle difficoltà ereditarie, l'ultima rata che ha dovuto pagare per il discorso dei quattro presidi ospedalieri mai costruiti alle Infrastrutture Lombarde, che è una società che è stata chiamata per i progetti di questi quattro presidi ospedalieri nuovi mai sorti, e ha dovuto pagare in tutto la bellezza di 2 miliardi alla società per non avere nulla. Allora, lì c'è stata la Tecnis, la società che era diventata aggiudicataria della costruzione di questi presidi ospedalieri, c'è stata la situazione dell'ospedale nuovo di Vibo, che il terreno individuato non era un terreno agibile, idoneo per la costruzione. Sta di fatto che i soldi sono stati spesi e i quattro ospedali non ci sono. Onorevole, non so se siamo alla chiusura. Ci siamo quasi a chiusura, La tre domanda minuti. finale Tre minuti potrebbe siamo. essere questa, che racchiude un po' lo stato emotivo e la praticità. Me la suggerisce un po' Antonino Marra, da Melito. Lui è una persona che conosco, è stato comandante della Polizia Municipale di Melito, adesso è in pensione. Lui dice: avremo bisogno di una soluzione. In questo momento particolare queste forze politiche devono avere la forza di abbattere questo problema che ci sta logorando. Ecco, è una grande occasione, se vogliamo, per la politica questa. Se la politica risolve il problema coronavirus mettendoci il massimo dell'impegno, forse la politica riprende quel ruolo principale che le compete. Quindi è la grande occasione che il coronavirus dà anche alla politica. E poi l'ultima cosa, quella emotiva, ricordiamoci che quel bollettino che leggiamo, contagiati, guariti e deceduti, sono tutte delle persone umane. La sua riflessione, onorevole. Allora, innanzitutto, se finisse come augurio davvero il coronavirus, vedendo che la politica è riuscita a riappropriarsi di quello che dovrebbe essere nella politica, cioè la P maiuscola, servizio per il cittadino e non il servizio personale, almeno nonostante il pianto che noi dobbiamo avere nei confronti dei deceduti e di coloro che sono stati colpiti dal coronavirus, dovremmo trovare la parte positiva, lo valuteremmo questa positività della politica senz'altro in maniera benevola, ho i miei dubbi. Però in questo momento credo che realmente si debba mettere da parte qualsiasi cosa e far prevalere il lato umano. Il lato umano perché, come lei evidenziava giustamente, noi parliamo di numeri, ci attacchiamo ogni sera Come se non a ci riguardasse, sentire, onorevole. sì, e in fondo diventano dei numeri e non ci pensiamo, però quando accanto ai numeri, poi anche nelle varie inchieste, telegiornali, sentiamo le interviste dei familiari delle persone decedute o anche di persone che ancora sono colpite attualmente dal coronavirus o di quelle che sono guarite, forse lì sentiamo veramente qualcosa che ci colpisce nell'intimo ed è quel qualcosa che comunque non dovremmo mai mettere da parte anche nell'azione poi quotidiana per
per la quale dobbiamo rivolgere tutto quello che è possibile, ognuno di noi con quello che appunto ha nelle proprie possibilità, lo sguardo a questa pandemia e dare il proprio contributo per quello che è possibile. Soprattutto, e questo l'appello sento di farlo, riconoscendo che molti cittadini calabresi sono stati bravi, si stanno comportando bene rispetto alle direttive, però ecco, l'appello è quello di rispettare le direttive. Cioè, prima di tutto stare a casa, non uscire se non c'è assolutamente stretta necessità. E poi mi permetto anche di fare l'appello per laddove è possibile, nei limiti ognuno della propria possibilità, di dare il proprio contributo o a livello economico oppure anche alimentare, perché effettivamente c'è tanta gente che sta soffrendo e quindi chi può deve intervenire. E aggiungo e chiudo che nessuno approfitti però di coloro che hanno effettiva necessità. Anche nell'ambito della distribuzione, la distribuzione deve essere fatta guardando veramente alla necessità. Insomma, non Perché facciamo sciacallaggio. Ma oggi sentivo che qualcuno, non qui, in Sicilia, ma qualcuno per esempio prende i buoni pasto che li vengono rivende. elargiti e li rivende. Questo è Questi sono veramente sciacalli. grave. Ecco, questa è Questi sono mafia. Questa è mafia. Grazie. sciacalli. Finisce qui la nostra puntata per oggi. 60 News. Io intanto ringrazio l'onorevole. Grazie anche a voi giornalisti, perché questo anche va dato atto del vostro lavoro, che è sempre posto in pericolo con quello che c'è in giro, e quindi ci date questa opportunità e però ponete a rischio anche le vostre stesse esistenze. Quindi grazie davvero. Grazie all'onorevole Angela Napoli, la ringraziamo per averci ospitato qui nel suo studio a Taurianova. Ringrazio Luigi Palamara, Grazie a giornalista, te, e ringraziamo grazie a tutti i Federica. nostri telespettatori. L'appuntamento torna alle prossime edizioni, sempre sul canale di Telemia. Grazie e buonasera. Sì, noi torniamo in diretta lungo la strada, ringraziamo l'onorevole. Hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL.